ich habe als Kind nicht Bulgarisch gesprochen, sondern das alte Spanisch. Sono nato in Bulgaria, ma non parlavo bulgaro da bambino, bensì lo spagnolo antico. I miei erano ebrei spagnoli, discendo da quella gente che lasciò la Spagna durante l'Inquisizione nel XV secolo e che si insediò nel regno turco di allora. Nei primi 6 anni della mia vita parlavo dunque lo spagnolo antico, che è la mia lingua madre. Quando avevo 6 anni emigrammo in Inghilterra, dove andai a scuola. Ci sono rimasto 2 anni. I primi libri che lessi furono libri inglesi. Poi mio padre morì improvvisamente a Manchester e mia madre, che amava Vienna, ma aveva frequentato le scuole lì, traslocò con noi 3 bambini appunto a Vienna, dove io continuai i miei studi. Avevo 9 anni, anzi 8, quando giungemmo a Vienna. Vi rimasi per 3 anni. Poi, a metà della Prima Guerra Mondiale, mia madre non sopportava l'atmosfera guerrafondaia di Vienna, traslocammo in Svizzera. Dal 1916 al 1921 vissi a Zurigo, dove frequentai le scuole. In questo crocevia di gente, lingue e culture prende la mossa la straordinaria carriera di Elias Canetti, massimo scrittore vivente della tradizione mitteleuropea e premio Nobel 1981 per la letteratura. Ma nonostante il premio Nobel, nonostante i suoi libri siano tradotti bene e diffusi, Canetti non è molto conosciuto, soprattutto è poco frequentato da persone che dovrebbero, per i temi che Canetti tratta, conoscerlo un po' meglio. Le cause sono tante di questi motivi, noi ne abbiamo individuate 2. La prima è che gli scritti di Canetti hanno una qualità sconcertante, cioè impongono al lettore di misurarsi con la grandezza. Infatti i suoi scritti della grandezza hanno l'ambizione, hanno il respiro, hanno soprattutto un'ossessione morale. La seconda causa è che Canetti intende il suo lavoro di scrittore come una sorta di missione. Ultimo, dice di sé, ultimo custode delle metamorfosi, intendendo con questa espressione una capacità mitica ormai perduta di fare il vuoto dentro di sé e di riempire questo vuoto con tutte le contraddizioni, con tutte le trasformazioni, con tutte appunto le metamorfosi cui l'uomo va incontro. Sono temi difficili, ce ne rendiamo conto, ma noi crediamo di aver trovato il modo più opportuno per presentarli, e cioè interpellando 3 grandissimi saggisti, Susan Sontag, Roberto Calasso e Claudio Magris, che tra l'altro hanno una qualità comune con Canetti, cioè che quella che sono, oltre che saggisti, anche dei narratori, dei romanzieri. E allora cominciamo subito con Claudio Magris e Susan Sontag, che ci parlano di questi rapporti con la Mitteleuropa e soprattutto della vocazione di scrittore. Canetti è uno dei più grandi rappresentanti di quella letteratura mitteleuropea o austriaca che giustamente negli ultimi decenni è stata riscoperta come una delle grandissime letterature che ci hanno svelato la verità e anche la tragedia del nostro secolo. E Canetti appartiene a questa letteratura non soltanto perché ne incarna lo spirito sovranazionale, scrittore di lingua tedesca, nato in una città che oggi si trova in Bulgaria, Rusfiuk-Russe, cresciuto in quella Vienna cosmopolita che era espressione non soltanto della piccola Austria di lingua e di cultura tedesca, ma che era ancora e conservava ancora gli echi del grande plurinazionale impero asburgico. Canetti è radicato in questo tessuto sovranazionale, ma soprattutto direi Canetti, come un altro grandissimo scrittore che è il suo grande, continuo modello, cioè Kafka, ha vissuto la letteratura come un confronto con quella crisi di ogni sistema di valori, di ogni totalità, di ogni rassicurante immagine unitaria del mondo. E questa è l'essenza, direi, della letteratura austriaca o mitteleuropea, aver vissuto sino in fondo il crollo di una immagine unitaria, armoniosa nel mondo e costringersi ancora oggi a fare i conti con una situazione di naufraghi, di epigoni, di sopravvissuti, di persone che si aggrappano a tavole di un naufragio e che non hanno più nessun saldo terreno o che credono, temono di non avere più alcun saldo terreno sul quale poggiare i piedi.
What interests me, part of what interests me so much about Canetti is that he. Quello che mi interessa di Canetti è che è uno scrittore squisitamente internazionale, internazionale in senso europeo, anche se ritengo che il suo lavoro non sia limitato unicamente all'Europa, in quanto conosce molto bene l'antropologia, è interessatissimo alla Cina. L'eroe del suo unico romanzo è un sinologo, uno studioso della lingua e della letteratura cinese. Penso che questo abbia sempre fatto parte del modo in cui lui intendeva la sua vocazione, vale a dire che non si sarebbe mai limitato a una sola nazione, a una sola cultura o a una sola lingua. Naturalmente tutto parte dal fatto che lui stesso proviene da molte regioni. Sin da bambino si è spostato molto. Sin da bambino conosceva 5 o 6 lingue, anche se è rimasto fedele a una sola lingua. E questo è un fatto molto interessante, perché quando lasciò Vienna, dove visse negli anni 20 e 30, e prima andò a Parigi e poi in Inghilterra, proprio prima della Seconda Guerra Mondiale, e naturalmente era un fervente antinazista, sarebbe stato del tutto normale per lui, come per molti rifugiati europei che si erano trasferiti in Inghilterra o in America, che erano di origine ebrea, rinunciare alla lingua tedesca e cominciare a scrivere in inglese, come fecero molti altri rifugiati. Ma lui disse: non ho nessuna intenzione di consentire a Hitler di togliermi la lingua tedesca. Resterò fedele al tedesco, a dispetto di quanto il nazismo sta facendo alla cultura tedesca. Per cui, abbastanza coraggiosamente e con molta indipendenza, ha sempre continuato a scrivere in tedesco, anche se in pratica ha passato la maggior parte della sua vita in nazioni di lingua inglese. Oggi, in questi ultimi anni, divide la sua vita tra Zurigo e Londra. Canetti ha un'unica lingua nella quale scrive, anche se i suoi rimandi culturali li fa in diverse lingue. E questo per me è molto interessante e di grande esempio. Mi piace l'idea di questo scrittore internazionale. Canetti, in un certo senso, è uno scrittore antiquato. Non è inquadrato in modo professionale nel senso banale che si dà oggi al termine. Si misura con i più grandi scrittori del passato. Penso che si tratti di rivalità, si tratta di modelli. It's a kind of career which seems very anachronistic or old-fashioned, but I È una posizione che può sembrare molto anacronistica o vecchio stile, ma io sono convinta che anche in questo periodo in cui la letteratura, come altri settori delle arti, è così contaminata da fattori commerciali, le posizioni che in futuro conteranno per il pubblico, come già contano oggi, sono quelle che in pratica sono vecchio stile, che non cercano di essere divertenti, come è il caso di molte professioni d'oggi. In the way that so many contemporary careers do. Canetti ha tempi lunghi e questa è una qualità che io apprezzo molto. Stava lavorando al libro Massa e Potere e quando lo ha iniziato sapeva che gli ci sarebbero voluti 25 anni per finirlo. Bene, ha lavorato 25 anni per scriverlo. Ha fatto anche altre cose nello stesso periodo. Ha scritto delle commedie, ha tenuto un diario di cui una parte è stata pubblicata. A un certo punto ha cominciato a scrivere la sua autobiografia. Ma è come dire un fondista. Non è uno scrittore al quale interessa, come fanno oggi molti altri suoi colleghi, pubblicare un libro all'anno, o fare molto giornalismo, o apparire in televisione. Lui ha i suoi vecchi modelli, e io penso che questo sia già un tipo di serietà che ammiro molto. C'è poi semplicemente da considerare cosa scrive. Scrive su argomenti tra i più tradizionali e seri. Penso che se dovessi pensare a qualcuno nella letteratura italiana con interessi simili a quelli di Canetti, la prima persona che mi viene in mente è Leopardi.
they are similar as writers. No, non voglio dire che siano simili come scrittori, ma se penso ai diari di Canetti e ai diari di Leopardi, allo Zibaldone, si occupano degli stessi argomenti. Se vogliamo, sono argomenti del XIX secolo, ma ritengo che siano altrettanto validi per la fine del XX. Il fatto è che molti non hanno il coraggio di essere così seri, e questo per validissime ragioni, perché è più difficile essere seri in questo modo. Ci sono così tante sollecitazioni e tentazioni. Canetti ha scritto due opere centrali, un romanzo autodafé 1935, libro unico, irripetibile, libro che non ammette mezze misure, un libro sulla grandiosa tragedia dell'intelligenza individuale che non riesce a reggere il confronto con la ricchezza della vita. E ha scritto un saggio, Massa e potere, uscito nel 1960, ma che ha tenuto impegnato lo scrittore per più di 30 anni. Pensate, eppure è un libro che vibra come il racconto di un esploratore, salvo che qui le terre esplorate sono due grandi enigme, la massa e il potere, di per sé inesplorabili. Ce ne parlano ora Claudio Magris e Roberto Calasso, e poi segue una straordinaria, bellissima testimonianza di Canetti stesso su Massa e potere, che qui trasmettiamo per gentile concessione della televisione della Svizzera italiana. Qualche anno fa Canetti, come sappiamo, ha avuto il premio Nobel, ma potremmo chiederci quale Canetti, chi è veramente lo scrittore che ha avuto il Nobel. Canetti ha esordito con un libro pubblicato quando egli aveva 30 anni, L'autodafé, uno dei più straordinari, più inquietanti, più grandi libri del secolo, un libro sconvolgente che ci costringe a fare i conti, come pochissimi altri libri, con la tragedia che il nostro secolo ha vissuto. Questo libro, appena apparso, ha avuto poche recensioni positive, ha attirato l'attenzione di un paio di grandi scrittori e poi è scomparso nell'oblio, e Canetti per decenni era uno scrittore che non esisteva, una figura misteriosa, strana, sconosciuta e dimenticata. Più tardi Canetti è tornato alla ribalta, come un signore 30 anni più vecchio, che con un garbo, con una amabilità, con una rassicurante affabilità che nessuno avrebbe sospettato in quell'impossibile, strano, misterioso scrittore dell'autodafé, ci introduce nei suoi labirinti. Il premio Nobel forse è toccato anche al Canetti che con la sua autobiografia è andato alla ricerca di se stesso, ha cercato di riscoprire e di raccontarci chi era veramente quello strano, sconosciuto, impossibile, inimmaginabile autore di quel libro tremendo. Quel libro, L'autodafé, è un libro che forse come nessun altro ci rappresenta il delirio della ragione del nostro secolo, ci mostra, nella forma di una parabola estrema, grottesca, impossibile, ci mostra qualcosa che ci riguarda tutti da vicino, un'intelligenza che da una parte giunge al massimo della propria raffinatezza, ma che scopre di non poter affrontare la vita, che si barrica contro la vita, che ha paura della vita, quindi la ragione che, giunta all'estremo del proprio processo, è costretta ad amputarsi, a tagliare ogni cordone ombelicale con l'esistenza. Canetti una volta ha parlato di una splendida metafora della muraglia cinese. Ha detto la muraglia cinese è costruita per difendere l'impero dai barbari, e l'impero, la terra, qui in questa parabola incarna la vita, ma l'ansia è così forte che chi costruisce la muraglia ha sempre paura che la muraglia possa essere troppo debole, e quindi la fa sempre più grossa, sempre più ampia, finché alla fine la muraglia è così enorme che copre l'intero impero che doveva difendere, quindi schiaccia, soffoca l'impero, quindi la difesa che finisce per distruggere ciò che doveva difendere. L'autodafé è un grandioso libro che racconta questo delirio autodistruttivo della ragione che, per difendersi, per paura della vita, si distrugge, come la parabola di chi per timore di venire avvelenato morisse di fame. Massa e potere è in un certo senso l'opera della vita di Canetti. È un libro che lo ha accompagnato per 38 anni. E più volte Canetti stesso ha detto che è stato l'evento centrale della sua vita. L'origine di questa opera può essere individuata innanzitutto in due episodi avvenuti a Canetti. Una volta il giovane Canetti si trovava a Francoforte e vide il grande corteo dopo l'assassinio di Rathenau, e fu una prima fortissima impressione, e già subito dopo cominciò a sviluppare questo progetto di un libro sulla massa. L'idea della massa aveva cominciato
a prendere corpo in lui. Poi nel 27 Canetti si trovò a partecipare lui stesso a un corteo che è rimasto memorabile nel senso più sinistro della parola, perché ci furono molti morti, parecchie decine di morti, e finì quella giornata con l'incendio del Palazzo di Giustizia a Vienna. In quel caso Canetti era parte del corteo, ha raccontato che cosa successe quel giorno in pagine splendide del secondo volume della sua autobiografia, e quella fu un'altra, come dire, epifania della massa che per lui fu decisiva. Ma se questo è l'inizio, bisogna dire che il libro si è trasformato poi in maniera impressionante negli anni. Dal titolo uno potrebbe pensare a un'opera, come se ne sono scritte tante in questo secolo, più o meno sociologica, sul rapporto tra massa e potere. Invece uno apre il libro e trova qualcosa di completamente diverso. Non a caso, per esempio, i due nomi d'obbligo su questi temi, che sono quelli di Freud e Marx, non vengono nemmeno citati. Che cosa era la massa per Canetti? Direi che innanzitutto era ed è rimasta, anche dopo la fine del libro, un enigma, e lo ha detto una volta. È un enigma che lo ha perseguitato per tutta la vita e che questo libro in qualche maniera descrive, racconta. Più che una teoria della massa, massa e potere è una morfologia della massa, un lungo percorso intorno a questo enigma, non fondato sulla speranza di scioglierlo, questo enigma, che è il grave difetto che troviamo in molte opere su questo tema, anche grandi, per esempio in Freud o per esempio negli scritti di un grande amico di Canetti che era Hermann Broch, scritti relativamente deludenti, questi sulla massa, proprio perché tentano di inchiodare questo oggetto in una teoria definitiva. La prospettiva di Canetti è sorprendente perché prima di tutto trasforma l'oggetto. La massa non è più quella specie di vaga entità sociologica che appare negli altri libri, ma la massa è una quantità impressionante di cose diverse. Cioè, la massa appartiene alla natura, troveremo la massa dei granelli di sabbia, appartiene a varie forme della società e ogni massa della società ha una fisionomia diversa. Appartiene anche e soprattutto all'invisibile. La prima massa è la massa dei morti. Queste cose congegnate in una sequenza di capitoli che sono come i capitoli di un grande etnografo più che di un teorico della società, compongono questo libro che ha un fascino del tutto unico, non solo per la sua novità, ma per alcuni dettagli che trovo essenziali, che bisognerebbe notare subito. Già prima dello scoppio della guerra sentivo che era giunto il momento di capire cosa stava succedendo, di capirlo realmente, non con insufficienti e consunte teorie, ma osservando da vicino e concretamente i fenomeni e cercando di capire cosa avesse portato il mondo in tale spaventosa situazione. Decisi di concentrarmi completamente sulla stesura di massa e potere, lasciando perdere il lavoro letterario. Vi lavorai praticamente 20 anni. Fu una concentrazione difficile e varie volte ebbi l'impressione di soffocare, poiché con un lavoro del genere si impazzisce. Per poterlo sopportare, decisi, durante la guerra, di alternarlo con qualcosa di nuovo, di dedicare cioè una o due ore al giorno ad annotare tutto ciò che mi passava per la testa, lasciandomi andare completamente. Non era un discorso coerente e non c'entrava con i problemi che mi assillavano per massa e potere. Scrivevo semplicemente quello che mi veniva. Cominciai seriamente nel 1942 e continuo tuttora. Ed è diventato una parte importante della mia vita. I nodi principali dei problemi dei quali si trattava erano sempre, è possibile elencarli brevemente, riferiti al tema delle masse, perché esistono diversi tipi di masse e non solo quindi una massa interamente politica, ma anche religiosa o quale si forma presso popolazioni intuitive.
Ho analizzato la massa con estrema precisione e l'ho sempre vista sotto nuovi aspetti e sempre in relazione con il problema del potere. Avevo anche l'impressione che ci si forma un concetto troppo ristretto di potere, che si pensa sempre e solo al potere politico, al potere economico, mentre per me assumevano importanza anche le manifestazioni del potere biologico, che si esprime e si esercita attraverso il corpo. Questo era il problema del potere. E lei sa che ho elaborato diverse nuove teorie, e in primo luogo il significato che assume la sopravvivenza fisica in rapporto al sentimento del potere nell'uomo, come la sensazione di potere che si risveglia nel vivo che contempla un morto. Ho lavorato molto su questo e ho dimostrato parecchie cose ricorrendo anche ad antichi miti, alla religione, alla storia, e credo di avere individuato il nocciolo del potere. C'è poi il problema della metamorfosi che mi ha molto interessato e che non ho finito di trattare nel primo volume di Massa e Potere. Continuerò nel secondo. E ora mi è chiaro che il problema della metamorfosi è presente anche nel nucleo del dramma, che esiste un collegamento. E il quarto e forse fondamentale problema è quello della morte. Mi ha affascinato dall'infanzia e mi sono sempre accostato ad esso dai lati più diversi. È presente nelle mie opere e si collega a quello della massa e del potere. Canetti ha scritto una lunga autobiografia che ora edita in 3 volumi, dall'infanzia al 1937 circa. Bene, in questa autobiografia Canetti descrive i ricordi della sua giovinezza, gli incontri memorabili con le persone che sono state per lui determinanti, gli sfondi delle città in cui è vissuto. Tutto vibra di attenzione e di passione. Questa autobiografia ha avuto come il compito di lenire quel travagliato, ossessivo lavoro di Massa e Potere che per tanti anni ha accompagnato Canetti. Bene, di questa autobiografia ci parlerà adesso Roberto Calasso e poi avremo ancora un intervento diretto, vivissimo, di Canetti stesso che ci parlerà dei suoi incontri con Karl Kraus e con altri favolosi abitatori di quella Vienna degli anni 20. L'autobiografia di Canetti si compone fino ad oggi di 3 volumi che hanno cominciato a apparire nel 77 e poi nell'80 e poi nell'85. Direi che è uno dei rari casi in cui in questi anni abbiamo assistito come al nascere davanti ai nostri occhi di un'opera immediatamente classica. È un libro, intendendola come opera unica, di un'immensa ricchezza che direi qualsiasi lettore di qualsiasi livello può apprezzare, una ricchezza di personaggi straordinari che vanno le prime figure che appaiono al bambino Canetti, ai suoi professori, amici dell'infanzia, della prima giovinezza, fino a figure illustrissime che vengono fuori soprattutto nel terzo volume, anche nel secondo, da Musil a Brecht, a Gross, a Babel, a Berg, eccetera. Però anche in questo caso la fisionomia dell'opera è del tutto singolare, perché non si può dire che queste memorie appartengano a quel genere spesso deludente che è il libro dei memorie anche di notevolissimi scrittori, dove il passato viene abbastanza ravviato e pettinato e si ha davanti a noi una sfilata di figure, a ognuna viene attribuito un aneddoto, una frase memorabile, una scena memorabile e così si procede più o meno su dei binari prestabiliti fino alla fine. Qui la cosa è tutta diversa e per capire qual è il fondamento diverso bisogna risalire a quello che è proprio Canetti in sé, nella suo carattere più nascosto ed essenziale, che è quello non tanto proprio agli occhi suoi dello scrittore, quanto del nemico della morte. Lui si è sempre definito così. Il nemico della morte non è necessariamente uno scrittore, ma è qualcuno che lotta continuamente contro questa entità incombente. E allora si capisce perché un libro di memorie sia particolarmente importante in questa prospettiva, perché il ricordo è in sé il luogo dove si drammatizza questo rapporto con ciò che scompare, con ciò che muore. E perciò per Canetti è il luogo di uno scontro che va avanti dalla prima pagina fino all'ultima di questa autobiografia, il che dà un'attenzione, un'intensità impressionante a queste pagine.
è lo scandalo di ciò che scompare quello che colpisce Canetti, e ogni volta c'è il tentativo di riacciuffare dalla scomparsa, dal silenzio, cose che possono essere la fisionomia di una persona o anche un dettaglio di una scena o anche un colore, qualsiasi cosa. Vienna 1924, Canetti fa uno di quegli incontri assoluti, brucianti. L'incontro è con Karl Kraus. Sì, ma più che altro ho assistito a tutte le sue conferenze e per 5 anni sono rimasto così influenzato da lui che quasi cominciavo a perdere la mia facoltà di giudizio. Mi ero fatto quasi suo schiavo, aveva una personalità fortissima, ma poi finalmente sono riuscito a liberarmi dal suo influsso, ma fu molto difficile. Liberarmi dalla sua influenza è stata una delle battaglie più difficili per il mio spirito. Esercitava un fascino enorme su molti giovani, soprattutto perché viveva in piena opposizione alla vita che si conduceva abitualmente a Vienna. Era una forza morale. Ha attaccato le forme del moralismo corrotto e il suo influsso era molto sano. Grazie a lui ci si abituava a prendere l'atto dello scrivere veramente sul serio, ci comunicava il senso della responsabilità e ci spingeva a rifiutare di esprimere ciò che non si sentiva veramente. E poi ha agito su di me, personalmente, in modo veramente importante. Mi ha costretto a tenere le orecchie tese. Era un uomo che sapeva ascoltare. Andava in giro, frequentava piazze, locali, caffè e raccoglieva la lingua parlata, quella che poi usava nelle sue opere.